Ragazzi, vi ricordo, a chi volesse sostenere questo canale, si può fare gratis, non costa nulla, non mettiamo le mani nelle tasche degli interisti, iscrizione gratis e campanellina. Ti faccio un esempio, una cosa che mi sono dimenticato di dire nel video precedente, Bissek non l'avrei tolto, mi è piaciuto molto Bissek ieri. Perché togli Bissek e metti Pavard, soprattutto in quel ruolo dove lui non vuole giocare? Mettilo al posto di Darmian, Pavard. Perché Inzaghi togli Bissek? Non mi è piaciuta quella sostituzione. Non è una critica, è un parere. Non ho nulla a criticare, ma perché Inzaghi con 15 giocatori cosa può fare, ragazzi? Perché indirettamente questa situazione va a creare anche un alibi per l'allenatore. Ma non perché lui è in cerca di alibi, ma dove vuoi andare? Con questa Superlega bisogna farla finita. A parte Hunzang, potevi fare l'Over 35 Super League oppure la Bond League, Octree League, Debit League potevi fare. 1 miliardo di debiti League fai Hunzang. Come ci arrivavi alla Super League nel 2027 con Acerbi a 58 anni e Darmian a 63? Con Muriel e Arnautovic la fai la Super League? Con quali soldi allestivi una squadra per entrare in Super League, con i 100 milioni che ti danno loro? Certo, 100 milioni li pagava di interessi sul debito, ma facciamola finita. Attenzione, la UEFA in questi minuti, la sentenza della Corte UE non approva la Superlega. La nota della Federcalcio, lo leggo anche il giornale, va bene, lo leggono tutti e ogni tanto lo voglio leggere anch'io. Dov'è il problema? Di cosa ragioni? La nota della Federcalcio continentale sulla decisione. Siamo fiduciosi della conformità con tutte le leggi e regolamenti europei pertinenti. La UEFA prende nota della sentenza emessa oggi dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nel caso della European Super League. Lo spiega la UEFA in una nota. Questa decisione non rappresenta un'approvazione. Questa decisione non rappresenta un'approvazione. Questa decisione non rappresenta un'approvazione o una validazione della Superlega. Questa decisione non rappresenta un'approvazione o una validazione della Superlega. Ci siamo capiti? Perché quello che attacca le maglie alle caldaie ha già incominciato a stappare lo spumante. Rimettilo in frigo perché ti sta scendendo la gocciolina di sudore a te. Pensavi di esserti salvato in calcio d'angolo? No, 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 ti prenderai le tue responsabilità. Quindi la UEFA rimane risoluta nel suo impegno a sostenere la piramide del calcio europeo, garantendo che si continui a servire gli interessi più ampi delle società. Continueremo a plasmare il modello sportivo europeo collettivamente con le associazioni nazionali, le leghe, i club, i tifosi, i giocatori, gli allenatori, le istituzioni dell'UE, i governi e i partner. Quindi niente Superlega, non lo so dov'è il cinese. Con questo vi saluto ragazzi, ci sentiamo nel video pomeridiano. Vi ricordo di iscrivervi al canale, di attivare la campanellina e di allacciarvi le cinture di sicurezza perché il cinese deve uscire. Ciao Inter!